A pochi giorni dalla presentazione del piano triennale regionale per il turismo, un'importante rappresentanza della giunta regionale ha presenziato venerdì presso l'ex chiesa di Santa Maria del Gonfalone a Fano al convegno sul turismo organizzato dalla Confcommercio Marche Nord. L'importante incontro ha posto dunque al centro del dibattito riguardante il rilancio post-pandemia uno dei settori più colpiti dalle ripercussioni economiche del Covid, con la presentazione di idee e progetti promossi in primo luogo proprio dalla Confcommercio. La prima conferenza sul turismo, ma con una particolarità ed una novità. Il presidente della giunta regionale con tre componenti della giunta, quindi diciamo più di mezza giunta regionale che partecipano a un evento organizzato da Confcommercio e Confturismo Marche Nord. E questo intanto significa molto dal punto di vista della rappresentanza, cioè c'è un riconoscimento del peso che la nostra organizzazione ha nell'economia turistica della nostra regione e anche una grande soddisfazione per il nostro mondo, per la nostra associazione. Anche perché siamo all'inizio di un percorso di un nuovo governo regionale, ma anche di una nuova programmazione turistica. Proprio in questi giorni la Giunta regionale ha licenziato il nuovo piano triennale del turismo, che attualmente è in commissione e in discussione, e è stata lanciata anche un'idea che noi come Confcommercio Pesaro Urbino avevamo lanciato da tempo, cioè la creazione di un'agenzia regionale per il turismo e l'internazionalizzazione, che è l'elemento che caratterizza la nuova gestione politica del nuovo governo regionale. Agenzia regionale sulla quale noi siamo assolutamente d'accordo, perché crediamo sia necessario riportare ad unità le politiche del turismo nella nostra regione, dove c'è molta confusione. Le priorità sono quelle di dotare e di far uscire dall'isolamento che vive la nostra regione, la regione Marche. Le priorità sono quelle di rimettere al centro una potenzialità turistica che finora è stata, diciamo, vissuta solo relativamente di risulta rispetto ad altri settori che erano stati trainanti, e la priorità è quella di rivitalizzare un entroterra e tutta una serie di patrimoni che noi abbiamo a livello di borghi, di territori, di tradizioni, enogastronomia, paesaggio, ambiente, che sono oggettivamente un patrimonio che potrebbero portare la nostra regione ad essere una regione all'avanguardia. Dobbiamo crederci e dobbiamo farlo con progetti precisi. La legge sull'albergo diffuso, la legge dei borghi diffusi, non è altro che l'itinerario della bellezza. La nostra storia è un patrimonio che sta piano piano purtroppo perdendo la sua potenzialità, che anzi per tante amministrazioni diventa un costo perché la messa in sicurezza di abitazioni private, la messa in sicurezza di vie sono un costo che gravitano sui bilanci dei comuni. Noi vorremmo invece un investimento in forte, imponente, pubblico e privato, privato perché l'imprenditorialità è sempre del privato, ma pubblico perché credi in un circuito alternativo rispetto al turismo che abbiamo conosciuto fino ad oggi, che apre le vie dei nostri centri storici, riapre la potenzialità. Rilancia la potenzialità dei nostri borghi interni e con essi tutto quello che è il patrimonio che gira intorno e gravita intorno. Nel momento che ci stiamo apprestando a quella che può essere potenzialmente una vera ripresa, speriamo, con questa situazione dei vaccini che stiamo portando avanti, con l'avvicinarsi dell'estate, dove comunque la linea dei contagi dovrebbe di per sé attenuarsi. Io credo che ci possano essere buone possibilità di quello che io definisco un bel rimbalzo della nostra economia, soprattutto di quella legata all'accoglienza, al turismo, proprio per quei settori che hanno più sofferto in questi mesi, la ristorazione. Ecco, io voglio sperare e auspicare un buon rimbalzo di attività da qui alle prossime settimane. Quindi questa presenza stasera così, diciamo, numerosa, diciamo, dell'amministrazione regionale a questo evento qui a Fano, vuole proprio essere anche questo, la testimonianza di incoraggiamento, ma anche se vogliamo, anche un buon auspicio di una buona ripresa di attività, che indubbiamente ci sarà. Sono molto fiducioso in questo.